Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo dei lavori di demolizione di Palazzo Sirena, Francavilla al Mare, seconda giornata di lavori. Non mancano le polemiche, in particolare verso il sindaco Antonio Luciani. Ci sono però anche dei consensi, ma è sul piede di guerra il comitato Risorgi Sirena. Allora, vediamo il servizio confezionato per noi da Alfredo Primante. Ora l'ha avuto, i suoi 2 minuti di gloria l'ha avuto. Polemiche e proteste. Il secondo giorno di lavori per la demolizione di Palazzo Sirena è segnato dal carteggio tra il comune di Francavilla al Mare e la soprintendenza di Chieti e dalle manifestazioni lungo il perimetro del cantiere dove si lavora giorno e notte. Il sindaco Luciani ieri ha ricevuto una PEC da Chieti su sollecitazione dei consiglieri di opposizione Mantini e Di Renzo, che lo invita a sospendere i lavori di demolizione, mentre questa mattina è stato affrontato in piazza Sirena da alcune persone che lo hanno accusato di una scarsa informazione alla cittadina rispetto all'inizio dei lavori di abbattimento del palazzo. Contemporaneamente, dall'altro lato della piazza Sirena, il comitato Risorgi Sirena dibatteva su come poter fermare le ruspe che stanno progressivamente portando a terra il manufatto che risale al 1947, nell'immediato dopoguerra. Luciani bolla come folklore le proteste di persone e dice che nulla hanno a che fare con la città di Francavilla, in cerca solo di un minuto di notorietà. Invece, sulla lettera della soprintendenza di Chieti, il primo cittadino sceglie la linea soft, non volendo polemizzare direttamente con il soprintendente appena insediatosi. Però è chiaro che se un soprintendente si vede piombare nel suo ufficio due consiglieri comunali e ancora sa se sono di maggioranza, di minoranza, chi sono, entrambi avvocati, e parlo degli avvocati Mantini e Di Renzo, che ieri mattina si sono premurati di andare a rappresentare una loro versione, una loro realtà completamente scollegata dalla verità dei fatti, è chiaro che lei ha scritto una lettera chiedendomi di soprassedere per qualche giorno. Ieri gli ho risposto, ho pubblicato la mia risposta su Facebook spiegandole che questa questione ormai è in giro a Francavilla da 6 anni. Nel comitato Risorgi Sirena c'è amarezza per i 4 anni di lavoro vanificati dalle ruspe. Quello di oggi voleva essere un dibattito con il palazzo ancora integro alle spalle, invece non è stato così. Diciamo che la popolazione di Francavilla è rimasta un po' dietro, anche perché non tutta la popolazione di Francavilla è legata a internet e molte persone non sanno nemmeno che l'edificio è in corso di demolizione. Però è importante rilevare la mole di lavoro che è stato fatto, il sacrificio materiale e immateriale che è stato dedicato da tutti i componenti del comitato, riunioni, lavoro, era proprio un secondo lavoro per tutti noi e siamo particolarmente orgogliosi di averlo fatto. Siamo certi che c'è un motivo per cui questa data del 23 agosto non ci sia più l'edificio. Sul versante politico in arrivo un'interpellanza in Parlamento a firma del deputato di MDP Gianni Melilla per chiedere lumi rispetto alla procedura aperta dalla soprintendenza per il vincolo antropologico, sul quale l'ente però non si è espresso nei tempi previsti. Di Renzo, consigliere di minoranza, attacca Luciani parlando di un atto pari a quello nazista del 43, quando Francavilla fu rasa al suolo dai cacciabombardieri. Allora, questo è un atto di barbarie che ricorda quello nazista del 43, quando fu rasa al suolo la città e Palazzo Sirena. Il palazzo fu ricostruito nel 47, fu il primo edificio pubblico e credo che rappresenti per tutti i francavillesi un aspetto identitario importante. Noi vorremmo tanto che la sovrintendenza e le autorità competenti si muovessero, anche se la demolizione è in corso, per bloccarla fino alla fine. Doppio colpo in altrettante banche della provincia di Chieti questa notte, perpetrato dalla cosiddetta banda della marmotta. Cliché consolidato è 40.000 euro il bottino complessivo tra le filiali di Castelfrentano e Frisa. Il servizio di Jacopo Forcella.
È tornata a colpire la banda della Marmotta e questa volta con un doppio assalto ai danni di altrettante banche a Castelfrentano e a Frisa. Ad un mese dall'ultimo colpo messo a segno alla ex Tercas di Santa Maria in Baro, ma senza bottino, i malviventi sono tornati alla Carichieti di Castelfrentano, questa volta arraffando circa 30.000 euro. Erano in quattro con un'Audi grigia, raccontano i testimoni che abitano nella palazzina di Via Nazionale, svegliati alle 2.45 della notte dal botto provocato dall'esplosivo. Rapidi come sempre, in pochi minuti i malviventi hanno agito seguendo il solito copione. La polvere da sparo, raccolta in un involucro di alluminio sottile e flessibile, diventa un ordigno da introdurre nella cassaforte del bancomat, spinto all'interno con una lama e acceso con una miccia. La Marmotta nel forziere diventa così una vera e propria bomba. Lo scoppio fa saltare la cassa, ma danneggia anche i locali interni. Soffitti divelti, macerie ovunque sui pavimenti. Stesse modalità a Frisa, spiega il comandante della Compagnia Carabinieri di Lanciano, il capitano Massimo Capobianco. La tempistica lascia intendere che sia stata la stessa banda ad agire in entrambi i casi. Indagini sono in corso con i rilievi della scientifica per cercare di individuare i responsabili. Alla BPR di Frisa il bottino è stato di 10.000 euro. Un altro assalto c'è stato nel Teramano la scorsa notte ad un bancomat a Mosciano Sant'Angelo, bancomat ex Tercas, banca popolare di Bari. Ad agire una banda, probabilmente la solita, utilizzando la medesima tecnica degli altri colpi, ha fatto saltare in aria il dispositivo con l'obiettivo di portare via il contenuto della cassaforte, ma probabilmente a causa di un contrattempo i malviventi sono fuggiti via senza bottino. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Giulianova, che stanno visionando i filmati delle videocamere di sicurezza che insistono nell'area. Loreto Aprutino piange la scomparsa del suo cittadino Nevio Nobilio, scomparso ieri in un incidente in montagna sul Monte Bianco. Il cordoglio del sindaco Gabriele Starinieri. Paolo Renzetti. Loreto Aprutino piange un altro suo cittadino scomparso in circostanze drammatiche. Nevio Nobilio precipitato sul Monte Bianco, un altro lutto. Certo, l'anno 2017 per noi loretesi è un anno tragico. Purtroppo Nevio, con la sua passione in montagna, anche quest'anno aveva preferito andare sui monti, aveva scelto il Monte Bianco. Io l'avevo incontrato pochi giorni fa e me l'aveva detto. E purtroppo il fato, il destino, ecco, è comunque una scomparsa che addolora tutta la comunità loretese. Lei conosceva personalmente Nevio? Benissimo, cioè sono nato nel centro storico vicino a casa sua, abito adesso vicino a casa sua e ci incontravamo spesso. Questo lutto fa tornare in mente anche quanto accaduto il 18 gennaio scorso con la morte di quattro persone all'hotel Rigopiano, una tragedia che rivive, perché si parla sempre di montagna e sempre purtroppo di circostanze drammatiche. Certo, sono due avvenimenti molto diversi, però poi con la mente si va a un destino che è collegato sempre alla montagna, i monti nostri, i monti lontano da noi, però ecco, ci sono quattro cittadini di Loreto che hanno perso la vita a Rigopiano, adesso Nevio sul Monte Bianco, e quindi sicuramente la mente poi pensa al tragico collegato alla montagna. Ed è morto ieri sera all'età di 87 anni Nicola Troilo, figlio del fondatore e comandante della Brigata Maiella, Ettore Troilo. Custode della memoria della Brigata, Nicola era stato tra gli animatori delle iniziative per la conservazione e la valorizzazione delle vicende della Brigata Partigiana Abruzzese, prendendo il testimone dal padre assieme al fratello Carlo. In una nota, l'Ampi di Pescara fa sapere di apprendere con grande tristezza della scomparsa di Nicola Troilo. Nicola, scrivono, ci era stato sempre vicino e con lui se ne va un pezzo d'Italia, quella migliore, che ci ha consentito un paese più libero e giusto. L'ultimo saluto a Nicola Troilo si terrà a casa Troilo a Torricella Peligna domani 24 agosto dalle ore 17. Regolarmente al lavoro questa mattina in un sopralluogo nella palestra comunale di San Silvestro, l'assessore comunale di Pescara Giuliano Diodati, che dopo le novità del rimpasto di giunta dovrebbe restare al suo posto. Vediamo. Assessore Diodati, giunta al lavoro dopo la pausa estiva, perché oggi c'è questa visita all'interno della palestra comunale di San Silvestro che voi volete restituire alla città.
Sì, è una palestra oramai completata, andiamo a fare un sopralluogo perché ci mancano proprio da svolgere pochissimi lavori per fare in modo che questa palestra possa diventare utile alla collettività, specie in quella zona della città dove abbiamo mancanza di ambienti e di possibilità sportive. Struttura che potrebbe dunque essere da subito fruibile per la cittadinanza? Beh, la struttura è pronta, adesso andiamo a vedere proprio, veramente ci manca da sistemare le ultime cose, da far fare il collaudo. Io penso che nel giro di brevissimo tempo sarà riconsegnata alla collettività e, ripeto, in particolare a quella zona lì che ne ha bisogno. Assessore Diodati è regolarmente al lavoro, quindi passata la bufera di Ferragosto resterà regolarmente al suo posto? Beh, passata no, non lo so, io non ho ricevuto nessun tipo di comunicazione, quindi continuo a svolgere regolarmente il mio lavoro da assessore. Mi sto preoccupando dei prossimi atti amministrativi che dovranno essere presentati non solamente in giunta ma anche in consiglio, perché avremo atti importanti per quanto riguarda anche il bilancio di questa città. Quando qualche settimana fa uscì fuori il suo nome nuovamente per un'eventuale sostituzione in giunta, c'è stata una levata di scudi di una parte del PD ma anche di tanti altri che hanno apprezzato evidentemente il suo lavoro in questi 3 anni. Ma sì, è una levata di scudi. Io credo che, insomma, forse questa operazione è un'operazione necessaria, perché è giusto che una lista che abbia avuto un consenso elettorale importante abbia una rappresentanza nell'amministrazione di questa città. Io mi sono stato chiamato in causa, in qualche maniera non sono riuscito a capire a tuttora il motivo della mia chiamata in causa. Naturalmente, insomma, in qualche maniera ho reagito e insieme a me hanno reagito anche le persone che hanno stretti rapporti di collaborazione, non solo di natura politica ma anche personale, con me. Credo che, insomma, questo potrebbe aver dato i suoi effetti. Aspettiamo ancora qualche giorno, perché mi risulta che il sindaco oramai stia nella fase terminale della composizione della giunta. E restiamo a Pescara, grazie al lavoro degli operai dell'ACA impegnati tutta la notte scorsa. È stata riparata la rottura ad una condotta della zona nord della città e che ieri sera aveva lasciato senza acqua migliaia di cittadini pescaresi. Blasioli, risolto il problema nella zona nord di Pescara per quanto riguarda questa rottura di una conduttura dell'ACA? Tra l'altro si è lavorato tutta la notte. Sì, dobbiamo ringraziare l'ACA da questo punto di vista, hanno lavorato tutta la notte da ieri, da quando si è scoperta questa perdita, una perdita che ha messo in crisi buona parte della parte centrale della città di Pescara, perché una conduttura da 700 realizzata addirittura con i fondi della Cassa del Mezzogiorno, e la forte perdita d'acqua causava una pressione tale che non permetteva la tamponatura della condotta. Quindi alle ore 22, quindi questa notte, hanno staccato la fornitura dell'acqua e questo ha permesso di poter tamponare tutta la condotta. Nel frattempo l'acqua è tornata naturalmente a scorrere, adesso le case stanno ricevendo tranquillamente la fornitura, non abbiamo notizie di particolari problemi. Questo significa che se le cose dovessero andare veramente così, nei prossimi giorni si potrà fare la riparazione definitiva della condotta. È stato importante intervenire tempestivamente? È stato molto importante soprattutto comunicare per tempo alla città non appena abbiamo scoperto di questa perdita. Sabato pomeriggio a Giulianova è stato presentato il libro Villa Dulcis del medico Giovanni Gasbarrini, un pomeriggio in cui gli invitati hanno rivissuto le emozioni dello scrittore attraverso le parole di ospiti illustri come l'attore Giorgio Borghetti, Luciano D'Alfonso e Enduccio. Vediamo. Un uomo, una donna e una famiglia che inseguono la stella polare del per sempre. Questa è la storia narrata dal medico di fama europea Giovanni Gasbarrini nel suo ultimo volume di Villa Dulcis, presentato sabato pomeriggio a Giulianova. La storia, a cavallo di 3 secoli, racconta le tradizioni, i ricordi e le vicende di una famiglia che non ha mai perso il desiderio di stare insieme. Narrata in 3 volumi, non dimentica mai l'importanza di genitori, figli e nipoti. Il ricordo del padre, Antonio Gasbarrini, clinico e archiatra dei papi, e di celebri volti come Giulio Andreotti e padre Pio da Pietralcina, e di molti altri personaggi che hanno segnato la vita di Giovanni Gasbarrini, accompagnano il racconto. L'ultimo volume inizia negli anni 60, anno del matrimonio tra Gasbarrini e l'amata moglie Mary Lou, fino ad oggi.
Un libro in cui il lettore ricerca e trova le similitudini con la propria storia. Un libro che parla di eventi, seguendo i sentimenti. Il pomeriggio è stato accompagnato dall'intervento del governatore d'Abruzzo D'Alfonso, che dopo un'accurata lettura ripercorre con gli invitati le tappe del libro. Ma la grande magia dell'opera del medico viene fatta emergere dall'impegnata e straordinaria prefazione ad opera di Francesco Frieri, letta per l'occasione dall'attore Giorgio Borghetti. I tanti invitati catturati dalla magia sprigionata dall'attore sono stati poi divertiti dall'energia di Induccio, che ha spiegato con molta ironia il dialetto delle nostre terre, perché alla domanda «Cos'è per te la felicità?», Gasbarrini e la moglie rispondono unanime «La felicità per noi è Giulianova», lasciandoci con la speranza e sogno di una quarta edizione di Villa Dulcis. E da domani prenderà il via a Loreto Aprutino, da domani fino a domenica, la seconda edizione di Sbicchierando nel Borgo, per ricordare il nostro collega Antonio Recanati. Vediamo. Per il secondo anno consecutivo Loreto Aprutino ricorda Antonio Recanati. Signora Maria Rita, una soddisfazione vedere comunque il ricordo di suo marito ancora vivo, non solo a Loreto ma soprattutto tra i colleghi e tra quanti lo hanno apprezzato. Infatti è proprio vero, e il secondo anno ci dà soddisfazione, e soprattutto pensando ad Antonio e a quanto ci avrebbe tenuto proprio a questa cosa, e soprattutto farlo in luogo. Ecco, per noi preme molto il luogo della manifestazione, un luogo caro a Loreto, alla storia e alla cultura di Loreto, ed è sempre un'occasione per far conoscere anche ai giovani di Loreto dove nasce la cultura di Loreto. Il ricordo di Antonio rivive poi in questo premio giornalistico e in questa manifestazione Sbicchierando nel Borgo. Sì, rivive soprattutto al suo legame con quanto possa promuovere il territorio, con quanto possa promuovere la cultura e, che dire, sì, Antonio è ancora tra di noi. 3 giorni di appuntamenti nel centro di Loreto, e ci saranno tantissimi che verranno anche da fuori Loreto Aprutino. Questo è l'augurio che ci facciamo, che ci sia gente che venga, che abbia questa opportunità di conoscere Loreto. Adesso apriamo la pagina dello sport. Seduta mattutina oggi per il Pescara, pochi giorni dalla prima di campionato all'Adriatico Cornacchia, domenica contro il Foggia. Nel ballottaggio tra i pali sono in ascesa le quotazioni di Mirko Pigliacelli, il quale pochi giorni fa ha rinnovato il suo contratto col Pescara prolungandolo fino a giugno 2022. Stamani l'estremo difensore biancazzurro ha parlato ai nostri microfoni, ascoltiamolo. Pigliacelli, a pochi giorni da questo debutto molto sentito in una gara così importante che ha tanti risvolti, e per quanto ti riguarda sei reduce da questo rinnovo del contratto, quindi un momento molto importante per quanto ti riguarda. Sì, diciamo importante, è un momento importante per me, è un momento importante per la squadra. Insomma, ci avviciniamo alla prima partita. Partiamo subito da una partita importante, una partita sentita da noi ma anche dai nostri tifosi. Speriamo subito di fare risultato, perché sarebbe importante partire con una vittoria. Per quanto riguarda invece il mio rinnovo, sono molto contento e ringrazio la società che mi dà questa opportunità di stare altri 5 anni a Pescara. È quello che io volevo e che ho sempre, insomma, sperato. C'è questo dualismo, ma chi para domenica? Beh, queste sono cose, insomma, che deciderà il mister. E ho delle buone sensazioni, però allo stesso tempo penso che stiamo lavorando tutti e due, sia io che Vince, bene. Quindi poi sarà il mister a decidere, in grande serenità, sia mia che di Vince. Il modulo di Zeman esalta un po' le tue caratteristiche, giochi tanto fuori dai pali, usi tanto i piedi, sei molto esuberante nella gestione del tuo ruolo. Sì, diciamo, il mio modo di giocare si avvicina molto a quello del mister. Anche con lui ci siamo sfiorati un paio di volte a Roma, io sono andato via e lui è arrivato a Pescara la stessa cosa. Finalmente riusciamo a lavorare insieme. Grandi motivazioni, molto contento delle parole che Zeman ha detto, insomma, per farmi rimanere qui, ma oltre alle sue parole c'è da dire che io non volevo andare via da qui.
Senti, il Foggia cosa ci dici? Un avversario tosto, perché è una squadra che ha entusiasmo, neopromossa, grande tradizione peraltro. Sì, il Foggia sappiamo tutti è una squadra forte, una squadra, anche se hanno promosso, una squadra importante per la B. Poi hanno motivazioni forti perché, come si è visto negli ultimi anni, chi sale dalla C riesce sempre a fare grandi campionati, però penso che loro hanno grandi motivazioni perché vengono dalla C, ma noi ne abbiamo altrettante perché vogliamo riconquistare il prima possibile quello, insomma, che secondo me spetta al Pescara. E ci sono anche vicende di mercato che si intrecciano tra Pescara e Foggia, in particolare l'attaccante del Pescara, Francesco Nicastro, potrebbe a breve lasciare proprio il Pescara per indossare il rossonero del Foggia, una trattativa in stato piuttosto avanzato, potrebbero esserci delle novità già nelle prossime giornate, se non nelle prossime ore. Però ha parlato di campionato e della partita contro il Pescara il difensore dei Satanelli, Rubin, ascoltiamolo. Il campionato di Serie B è molto imprevedibile, si è visto l'anno scorso, chi si è rafforzato di più sono l'Empoli, Frosinone, lo stesso Parma sta facendo una buona squadra, però come ho detto prima, le sorprese ci sono ogni anno, abbiamo visto sia l'anno scorso con la Spal che col Benevento, quindi noi dobbiamo fare il nostro campionato come abbiamo sempre fatto, guardare partita dopo partita e scendere in campo per fare più punti possibile, per prima cosa raggiungere la salvezza e poi quello che succederà in più lo prenderemo. In Serie B l'importante è non perdere le partite, perché anche un pareggio è fondamentale. Quindi non prendere gol è importantissimo e quello che posso dire è che in questo momento qui stiamo lavorando, anche il mister soprattutto in ritiro ha lavorato tantissimo in fase difensiva e sappiamo benissimo che poi in fase offensiva ci avevamo i giocatori che ti possono inventare qualcosa e la differenza la fanno sempre, quindi poi in fase offensiva con il gioco che facciamo noi non ci sono più di tanti problemi, dobbiamo sempre rimanere compatti e non lasciare nulla al caso. Conosco chi giocherà dalla mia parte, cioè contro Zampano che ci ho già giocato, conosco non personalmente ma Zeman come giocherà, quindi sarà una partita tosta però anche bella da giocare, quindi come ho detto prima non c'ho paura e vedo proprio l'ora di iniziare. Bisogna stare concentrati perché le opportunità le avremo, e i giocatori e le qualità nella nostra squadra non mancano, quindi già da questa settimana prepareremo la partita per andare lì, non per giocare ma per portare a casa punti che saranno già importanti già dalla prima di campionato. Non dico che andremo lì spregiudicati, però andremo lì per, come abbiamo sempre fatto anche l'anno scorso, per vincere le partite. E ora scendiamo in Serie C. In queste ore il Teramo sta valutando la possibilità di reintegrare in rosa l'attaccante Riccardo Barbuti, lo conferma il presidente Luciano Campitelli, il quale si è espresso anche sullo sciopero paventato dall'asso calciatori. L'auspicio del patron biancorosso è che si giochi regolarmente domenica prossima. Servizio di Ania Cantagalli. Presidente, facciamo un bilancio di questo precampionato del Teramo. Lei è soddisfatto di quello che ha visto finora dalla sua squadra? Sì, sì, molto soddisfatto. Stiamo facendo le cose pian pianino perché abbiamo ancora degli esuberi da fare. E purtroppo quando c'è quelli che ti pesano sicuramente si fanno più passaggi, però penso che la squadra sia stata costruita bene. Sansovini potrebbe andare alla Fermana, come è emerso nelle ultime ore? Ma Sansovini è in uscita, quindi speriamo che si accasi, perché lui ha ancora tanta voglia di giocare, con qualche squadra che lo possa soddisfare sia a livello professionale che a livello anche familiare, perché abita a Pescara, quindi meno si allontana e meglio è per lui. E invece il Teramo potrebbe riabbracciare Barbuti? Ma ci potrebbe essere la possibilità, stiamo trattando un attimino, perché qui oggi comandano non più i calciatori nelle società, comandano
i procuratori e questo ci impedisce anche altri movimenti in uscita, perché qua non si, una volta che un calciatore ha un contratto non si muove più se non come loro credono e pensano. Pensi che alla fine si giocherà domenica a Mestre, a Portogruaro contro il Mestre? Ma io credo proprio di sì, io credo che tutto ha un limite, qui bisogna rispettare innanzitutto le società che ci mettono tanto denaro, bisogna rispettare i tifosi e i calciatori oramai si devono mettere in mente che è un'associazione che funziona fin quando ci sono le società. E bisogna che noi anche società cominciamo noi a scioperare, ma non verso i calciatori, ma verso un sistema che oggi non può essere, perché oggi se un giocatore di Serie C non mi dice di no a qualsiasi proposta, vuol dire che la cosa è grave e quindi che noi abbiamo le mani legate, e quindi questa è una categoria che sta per scoppiare, stiamo quasi ai limiti e spero che ci si metta a riparo, altrimenti è finita. E ora la Serie D, dopo la vittoria nel preliminare di Coppa Italia, il presidente del Francavilla, Gilberto Candeloro, conferma che il mercato in entrata non è chiuso e confida nel sostegno della città per il prossimo torneo. Prima soddisfazione della stagione, presidente, è arrivata questa vittoria in Coppa Italia, il passaggio del turno, squadra che per 60 minuti, ne parlavamo anche con Iervese, ha giocato bene, poi c'è stato un calo fisico, ma si può essere soddisfatti? Beh, considerate che abbiamo dovuto fare in pochi giorni quelli che gli altri hanno fatto in più settimane, quindi ci si aspettava, molti ragazzi erano fuori per piccoli disagi di questa preparazione accelerata, però sì, la mano del mister si comincia a vedere, i ragazzi danno tutto fino all'ultimo, quindi come non essere contenti. A proposito di squadra, arriveranno altri rinforzi da qui all'inizio della stagione? Beh, molti rinforzi erano in tribuna già adesso. Fofana menta, tanto per fare qualche nome. Che non sono proprio rinforzini da poco, però qualche altra cosa bolle in pentola e quindi daremo il nostro meglio, come abbiamo sempre fatto, e credo che sarà un'annata soddisfacente. Annata soddisfacente, ma qual è l'obiettivo della matricola Francavilla nel prossimo campionato di Serie D? Ogni partita noi cercheremo di vincerla e quando non la vinciamo pareggeremo, ma più punti facciamo meglio è. Anche oggi si è visto tra l'altro già un discreto pubblico, gli ultra in tribuna a fare un gran tifo, importante l'obiettivo anche quello di riavvicinare la Francavilla sportiva alla squadra di calcio. Beh, un impegno dal primo giorno di presentazione, noi dobbiamo fare un'ottima squadra, dobbiamo ridare un grande calcio a questa città e la città merita questo grande calcio e noi vogliamo aiutare la città e la città deve aiutare noi, quindi è una simbiosi. È tutto per questa seconda edizione del TG6, prossimo appuntamento con il nostro notiziario più tardi alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.